All'Aquila c'è ancora molta perplessità sulla notte di Halloween, la festività anglosassone celebrata la notte del 31 ottobre. Per molti è l'occasione di degustare ricette che vede protagonista la zucca, mentre per diversi giovani è soltanto l'opportunità per stare insieme questo sabato sera. Un consiglio per cucinare la zucca stasera? Allora, un consiglio, come la faccio io? Faccio tocchettini con prezzemolo, aglio, capperi, pangrattato e acciughe. Lo metto in una teglia e poi lo lascio gratinare a fuoco moderato. Quanto tempo ci vuole per cucinare? Quarto d'ora, 20 minuti. E la vendita delle zucche? Quest'anno è stata veramente raddoppiata rispetto all'anno scorso. Ne abbiamo vendute veramente tante, tante, tante. Come festeggerai Halloween? E pensavamo di organizzarci con gli amici a fare un giro, cioè nel senso una cosa insieme in casa. Una festa americana, come arriva in Italia? Beh, dato che ormai è tutto molto commercializzato, insomma, involontariamente arriva, ma così come il cinema è condizionato dall'America, un po' tutto lo è. Perché non è una festività che mi appassiona molto. Festeggerai? Sì, penso di sì. In che modo? Con gli amici forse ci travestiamo, non lo so. Andiamo in discoteca? No, forse a casa di qualcuno. È un sabato normale per me. Insomma, per alcuni aquilani la festa del dolcetto o scherzetto ancora non convince molto. Sono numerosi, infatti, i detrattori che vedono questo evento come demoniaco, proprio alla vigilia della ricorrenza cattolica di Ogni Santi. Signora, ha comprato la zucca oggi? Sì, Come mai? perché voglio fare una decorazione, ce l'abbiamo un bar, decorarla per il bar. Già Halloween stasera? No, Come mai? mi piace. Perché secondo me, io come sono un po' religiosa, non è una festa religiosa. No, non la festeggio e non la faccio festeggiare neanche ai miei figli, perché è la festa dei morti.